Buongiorno, desidera? Le manda Buccio. In che cosa posso servirla? Sono l'esattore. Allora ha sbagliato reparto, deve andare su all'ultimo piano, in ragioneria, quelli. Se siamo capiti. Ce l'hai la roba? Tutto quello che vede qui è esposto, signore, che desidera? Ci abbiamo mobiletti per il bagno, rubinetterie, lavandini, bidet matrimoniali, facciamo pure su misura, vasche per l'idromassaggio. Vieni, mo te faccio vedere una cosa io. Sì, basta che lei non mi deve fare i pacchi perché... Ah, le piace il, il bagno palmaroso. Devo dire che è un'ottima scelta, questo è il mio preferito. Di questo tipo di bagno ci abbiamo vari modelli. Preferisce questo o una... Questo. Il dito? Sì. Ah, che favore, però! E questo è il primo avvertimento di Buccio. Ma chi è sto Buccio? Signor Mazzetti, venga, venga, siamo qua. Dottore, buongiorno. Come va? Come va? Bene, scusi. Le presento mia moglie, è venuta a venire anche lei perché ci teneva tanto a conoscerla. Ma molto lieto, signora. Signor Mazzetti. Mazzetti, al dolce ci ho pensato io. Ho portato quattro bignese, signora Grazie. Prego, si accomodi. Qua? Ma smettasi, grazie. Anselmo? Anselmo non mi sente. Ci penso io. Anselmo! Oh, caro Anselmo. Ah, ecco Anselmo. Cosa ci consigli, cosa ci consigli, cosa ci consigli? Insomma, che ci consigli, sigli? Tanto per cominciare, un cocktail di scampi. Le va bene un cocktail di scampi? Oh, grazie, io non più mai alcolici prima dei pasti. Codito. Per primo vi potrei consigliare, se la signora gradisce, delle crepe. Riso pilaf? No, per me è un consomè. E lei? Ma io una cosa più leggera, un brodino. Un brodin, capì? Bene, allora per la signora un consomè e per noi due brodin. Anche lei, dottore, va sul leggero, perché uno magna fuori, magna, poi se intoppa. Io stanotte, con rispetto parlando, ho avuto una scherza. Oh, grazie, brava. Ma che fa? Se lo beve lui? Com'è? Oh, com'è? Ammazzo, si è sprecato. versi pure. Che c'ha paura del mio embriaco? Versa, un bel bicchierozzo di vino fa sempre bene. Alla salute! Scusate, che cavone. Lo sa che Umberto mi parla sempre di lei? Ah, bene. Ma chi è Umberto? Sono io. Umberto come di Savoia. Umberto mi dice che lei è un elemento infaticabile, molto attivo, quasi sprecato nel settore sanitario. Perché i sanitari, non so come dire, sono... Come dice signora, lei dice benissimo, pure elegante, la ringrazio, perché sanitari poi si chiamano prima, perché dopo si chiamano... Dica. Dico? Dica. Cesi, e calla, ho detto. Non volevo essere sboccato. Quindi. Per questo la ritengo poco adatto, lo sa. Lei è un tipo così fine, così distinto. Ha questa naturale eleganza nel portamento. Un tipo, direi, quasi particolare. È una cosa di famiglia, sa. E poi vede, io ho grandi progetti per lei, per questo che l'ho fatta venire qui. Si vede che lei è un ragazzo meritevole. Io voglio aiutarla, voglio farla salire. Che mi manna al terzo piano? Indumenti intimi femminili, eh? Ma no, di farle fare carriera. Guarda, io credo che lei abbia già fatto abbastanza gavetta, no? Insomma, io ho intenzione di promuoverla, eh? Davvero? E che cosa vogliamo noi, eh? Che vogliamo? Che suo padre sia contento. Mio padre? Ma io credo che a casa sua saranno... riconoscenti e... Certo. Bravo! Vedo che ha capito perfettamente. Lei non pensa che anche Umberto meriterebbe qualcosa di più? Sì. Non lo vedrebbe direttore generale? Sì, anche generale direttore. Ma su, cara, non insistere. Caro, con lui si può parlare liberamente, no? È una persona molto intelligente. Ma se dipendesse da lei, sì? Non lo promuoverebbe
Sì. Vicepresidente. Scusi. Ma non si preoccupi, porta fortuna. Ah sì? È vero, allora allegria, allegria. Pure da lei si usa questa usanza. Basta con questo lei, datemi. Ma sì, Evaristo, diamoci del tu, ti prego. Sì. Chiamami Umberto. Grazie, Umberto. Grazie, Anselmo. Bravo, Anselmo. Oh, purtroppo si è fatto tardi, devo tornare al lavoro. Meglio che vado pure io, perché ogni minuto di ritardo sto fiodanami. Mi fa certe multe. Mi spiace. Stai tranquillo, puoi tornare con comodo, quando vuoi. Dimmi quando, Buon proseguimento, buon divertimento. Grazie. Prendete un bel caffè con calma. Sì, adesso dici con calma, ma se te gira, sono dolori. Che fa, signora? Chiamami Elena. Elena? No, Elena. Allora a me chiamami Evaristo. Signora, Elena, ferma, scusa, mi sa che abbiamo fatto un macello. Perché? Ti sei seduta sulle paste. Non me ne ero accorta. Porca, che peccato, sono freschi, mille le luna, Perché, che è, Elena? Sai, Evaristo, che sono pazza di te. Questa tua fronte spaziosa, questo sguardo profondo, questo tuo mento volitivo, questo tuo essere un po' uomo, un po' bambino, questo tuo celarti. Ma che, uccelli di rovo? No, è la realtà. Che... sento che ti faccio effetto. Però, Elena, non mi stringe tanto che... Ancora riesco a freddo, mi fa un po' male. Senti, me lo faresti un favore? Sì, Elena, quello che vuoi. Parleresti a tuo padre di Umberto? Ah, ridagli con mio padre, ma perché? Ma che gli devo dire? Digli, papà, ho conosciuto il mio direttore e ho scoperto che è una bravissima persona. Sì. Papà, ho conosciuto il mio direttore e ho scoperto... Però se non faccio il numero del telefono, è meglio che faccio il numero del telefono. Parlo. Non viene meglio. Sormei? Ma che vuoi? Il telefono. Si fa presto a dire Sormei il telefono. Pronto? Papà? Sì? Papà, sono Evaristo. Ho conosciuto Umberto Anzelotti, il direttore del personale. È una bravissima persona. E sti cazzi? Chi ha detto? Ha detto che è commosso. Digli che lo vuol conoscere personalmente. Ti vuol conoscere personalmente? Ma io c'ho da fare, io c'ho da rilegare enciclopedia per martedì. Ma è proprio necessario? Sì. Ti serve per fare carriera? Sì, cerca di fare uno sforzo, papà. È meglio ora che viene, sì. Sarebbe meglio per tutti. Che te devo dire? Giusto, mi devo fare una pancerina. Vengo lì alle 3, prima di riaprire il laboratorio. Sì. Va bene, grazie papà. Ciao. Ciao. Si fa presto a dire ciao. Che ha detto? Ha detto che passerà da Umberto verso le 3. Oh, sei divino. Non ho bevuto troppo. No, mi sei dispiace. Meraviglioso. Sì. Fantastico, divino. Elena. Stavolta non...